questa recensione. Alla faccia del robot iperdettagliato. Una nave compattata impeccabilmente. E comparazioni di scala illuminanti. Oh, le recensioni di Viper Toy sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Sono le recensioni di... Pronti? Eccoci qua. Pronti via. Versione robotica, partiamo dalla versione robotica. Beh, vado anche a prendere la scatola perché... Giusto. Vi puoi dimostrarla, per chi non se ne ricordasse già dopo che l'abbiamo unboxato. Sì. Ecco, questo è... Vediamolo. È la scatola. È anche accattivante. Sì, non mi dispiace. Sai che la scatola non basta? Ah, perché? Perché volevo anche dargli un nome. Ah, è vero che c'è quella scatola? E per adesso, a parte 075, non mi viene altro di cui chiamarlo. Sì. Vedremo se mi aiutavano gli altri mezzi. Beh, la scatola è anche grossa, eh? No, ma la grossa è tamugna, tamugna. Sistemata bene. Mi garba. Sta seminando istruzioni. Anche il materiale interno l'ho fatto vedere nell'unboxing che meritava, quindi questo è. Bene. E questo è il soggetto, come abbiamo detto. Si tratta di un Transformer non ufficiale, ma non solo non ufficiale, non esistente, ovvero non fa riferimento a nessun esemplare della gamma Transformers. Ok. Come abbiamo detto, come i Transformers negli anni 80, i cinesi hanno pensato di continuare a fare propaganda attraverso anime e conseguenti trasposizioni effettive dei robotti, dei cosi, che però la cosa che cambia è questa. Mentre gli americani facevano propaganda anche nelle giovani leve, perché comunque quelli che proponevano erano anime per bambini e conseguenti giocattoli, ecco. Questi definirli giocattoli per bambini non mi sembra molto il caso. No, per niente proprio. Quindi è un po' strana come cosa, però ecco, gli piace, hanno ricreato i loro robot, che si tratti dell'ultimo loro stealth, jet stealth, che cerca di combattere quelli americani, o che siano, come in questo caso, navi della marina militare. Scusi, devo fare una domanda. Lei che è un esperto dei combiner, ecco, questo qui. Ecco. Si combina o no? Che non mi ricordo. Sì, Madonna, neanche questo. Non mi ricordo ancora niente. Quindi, ecco, le do il nome. Ecco, sarà composto da navi, giusto questo? Sì, da navi. 1, 2, 3. Adesso mi ricordo, è vero. Sto cercando di capire se 4, 5. Dopo i trenini faremo le navi, ok. 5 sicuro, non so anche 6, ma sicuramente 5 navi è composto. Beh, però è interessante. La marca, l'abbiamo detto, quindi non c'è scritto, ma glielo dico come si chiama Toys Easy. Ah. Anche se sappiamo che è un nome... Così, è un prestanome, perché sicuramente è un'azienda che produce già altre cose, come abbiamo detto, somiglia a tante cose, si riprendono, e probabilmente è un altro nome. Questo però è il JS-02, il Landing Helicopter Doc. Non ha un nome, non ha un nome di robot, ma proprio, a parte il JS-02, perfetto, è così. Tra l'altro, adesso le volevo illustrare, giusto per vedere se riuscivo ad attecchire nelle sue... Però volevo chiedere una cosa, ci eravamo lasciati che lei non riuscivamo a incastrare il petto qui, la parte del petto. E invece... Lei ci racconti un po' come è riuscito a scaldare? Allora, non ho ancora trasformato il soggetto in nave, adesso andremo a vederlo poi successivamente come sarà questa trasformazione. Ma... Che io già lì mi immagino già qualcosa. Esatto. Ma prima di trasformarlo abbiamo già dovuto operare... con qualche cricco e santo. Sì, perché questo pezzo qui che si aprirà e farà sì di spostarsi, lo vedremo, per far tutta la agevolare la trasformazione, ecco, e che sarà ovviamente il ponte della porta aerea, praticamente si veniva consegnato non inficcato, ma era da inficcare tramite un ball joint, che appunto è anche dotato di levetta che poi lo fa ruotare. Non c'è stato verso, amici, non solo. Ecco. Però allora, io sono stato deriso perché giustamente ho dovuto operare e santare, ma anche lei è stato perculato perché ha mandato il suo fantastico metodo del forno. A proposito, deve ancora arrivarmi la bolletta, perché l'altro sono stati lì un'ora a cercare di scaldarlo. Di scaldare non è... Poi dimenticavo, questo alla fine a casa, come io prevedevo,
bisognava agire tramite bisturi e tenaglietta, togliere un pochino di gomma plastica per far ficcare, perché non c'era proprio via, insomma, non era scazzato, non era schiavato con, avevano scazzato, no, palesemente la, no, avevano scazzato i diametri, con la lima, i, no, diametri, ok, sì sì, hanno scazzato palesemente quel millimetro di, però sono cavata bene perché ho sentito un bel jack prima, sì, quando sì, sì, no, ficcato. Non ho esagerato per non renderlo lasco del tutto e farci fatica fuori a farcelo stare. Bene. Invece non dimentichiamo che io era, cos'era? Era, boh, era questo? Il ah, per sì, tenere, sì, sì. Sì, perché lei ha l'altro accessorio. Lei ha da avvitare. Bravi, per tenere questo, e faceva fatica anche a ficcarsi. Quando poi gliel'ho ficcato, per cercare di far vedere, ho dato dimostrazione ad Asso del riscaldamento alternativo che vedeva questo movimento. No, ma lo faccia sul serio. Tant'è che vedete... No, l'ha rotto. Non è rotto, è semplicemente iniziata a fondersi la plastica. State attenti, cari amici, attenti, a non scaldarlo perché troppo, se mi fate smanazzare... Però non si è rotto. Con dai, questa mano, come definiamo sempre, squirta patate, poi finisce, vedete come finisce. Ma io ridevo, perché la vedevo che era là che ci dava, dicevo, boh, si vede che si è allentato, invece no, non si è rallentato. Facciamo aggiungere temperature di pressofusione, non c'è nulla da fare. Infatti, però abbiamo visto che ha tenuto. Però ha tenuto e qui si è ficcato, quindi tutto risolto. Tutto perfetto. Incazzatura, diciamo, presente, ma contenuta. Limitata, va bene. Ok. Allora, qui lo vediamo. Beh, mi sembra molto bello, eh? Sì, tra l'altro, tornando al discorso delle ficcanze, sì, volevo dare una preview. Attenzione. Perché non c'è la vera e propria Yamato, perché probabilmente, essendo l'esercito cinese, non giapponese, okay, però tra i prossimi futuri... E ci assomiglia però. Ci assomiglia un po'. Tantissimo. E tra l'altro, proprio per rendere quella che un po' comunque fa il verso alla Yamato, esatto, hanno poi messo... Oschia. Il tizio samuraioso. Beh, bellissimo, bello. Quindi è chiaro che sono questi soggetti un po' inventati che lasciano un po' il tempo che trovo, mi scusi. Sì, sì, lascio il tempo che trovo. Come l'oro. Allora, noi nel frattempo ci siamo attardati fino a tardo minutaggio, ma ci tocca anche, proprio perché abbiamo fatto questo spoiler, illustrare che questi soggetti li acquistiamo, prendiamo da Show Z. Giusto. E vi ricordiamo il solito metodo per supportarci e mostrare, insomma, che eventualmente anche attraverso il sito ci supportate e che seguite noi come reviewers, mettere in alto quando andate a effettuare qualche eventuale acquisto su Show Z, ecco, o Gundamit che sia, il codice FICAS. Non dica minchiate che poi li sconfonde. Il codice FICAS. Sai che ho provato a rimetterlo, non me lo piglia più. Io l'avevo detto, dura solo 10 giorni, quindi mi raccomando, inseritelo quando andate a fare acquisto. E non riesco più a infilarlo, nel senso che non compare più la... Vabbè. Così ci cagheranno, farete vedere che voi acquistate, perché insomma, certo, grazie alle nostre consulenze, bene, e probabilmente faranno sì che adesso... Sì, si convinca magari ad acquistare qualche robot Uberciulle in più. Di sicuro, ma sicuramente proprio. Ma io penso di sì. Detto questo, quindi, di questa bella nave che poi andremo a vedere trasformata, dobbiamo mostrare, a parte il peso che adesso andiamo a pesare, dobbiamo mostrare che in questa mia configurazione, se gli mettiamo nel pugnone questo, che si aggancia di merda anche questo, semplicemente glielo ficcate finché non sta su. Però non si riga niente qua, vero? Per ora non sembra, però non garantire, però non sembra. Però un bel vulcanone, insomma, che spara in braccio tipo Starscream style, diciamo, cioè, così. Ecco, questa parte qui è più chiara, questa del... Sì, magari per il discorso delle... anche perché forse è più morbida, forse, come... Vabbè, comunque, bellina, sì. Notato comunque anche tutto il dettaglio che... ovviamente fatto soprattutto anche per l'alt mode, ma che decisamente non sfigura in questo robot bene, mode. No, ci sta bene. A me piace. Si ricorda quante volte abbiamo detto per i combiner del pur atteso treno, sì, che in versione robotica era un quadratone bloccoso? Qui invece tutti i cazzini. È molto mosso. Tra l'altro, a parte avere questi pannelli che gli danno un po' questi avambracci un po' così, non è che sia, cioè, la forma robotica androgina da uomo, non è che sia tanto no. originale, però il fatto di dargli totale dettaglio fa sì di... Lo migliora, sì, di parecchio. Prima di... Lo gireremo un po'? Prima di girellarlo, sì. E di pesarlo anche, sì, gli mettiamo l'altra arma. Ah, giusto. Quindi pausizzi, perché sarà un'impresa anche questa. Posso riprenderla? Sì. No, perché spreca batteria e cose, ma... Io riprendo lo stesso. Eccolo qua. Eccolo, vabbè. Ci siamo dimenticati di pesarlo, devo mettere. Giusto. Adesso sarà impossibile. Sì, perché se lo stringe un po', lo ricompone un attimino. Quant'era? 250, 300?
600 addirittura, però. Quindi moltiplicato per 5, su 2-3 kg. Ah, però, Gigiottone. Beh, direi che promette molto bene. Viene sì. appeso a costare. Le ali dietro dovevano essere tirate su. I due sì, pannelli, vero, ha ragione. Lei mi fa dimenticare di alcuni vesti. Vede che sto ricordando piano piano, ecco. Cogliamo l'occasione anche per farlo cadere. Girellarlo? No, farlo cadere. Ah, farlo cadere, ok. Questo si chiama, lo facciamo cadere. Scusi, mi faccio un attimo riprendere l'interno cosce qua, che c'ha tutta una panelizzazione. Sì, sì, dentro. Vabbè. Sì, dentro. Non si scherza, no. Anche, guarda, anche le cose che vengono poi nascoste. Sì, figo. No, è curatissimo. Quando si parla di livello di dettaglio, qui cinesi. No, io sarei curioso di vederlo composito, completo. Non dica termini a caso. Combinerato. Saremo combinerato. Saremo curiosi assai. Di curiosissimo. C'è anche scare? Mi rende, vabbè, ma sì, dai. Guarda che regge questo qui. Questo regge molto più di altri soggetti più blasonati. Scusami. E farlocchi, esatto. Già. No, questo tiene la grande. Guarda anche dietro. Dietro, guarda i thruster qui. No, fischio. Ma no, qui non si può dire niente su questo oggetto, Ed è veramente molto di, ben fatto. Ed è solamente uno di 6, di 5. Già. Questo è il primo che è uscito, vero? In realtà sarebbe il secondo, infatti mi è arrivato come primo, stranamente, io l'ho ordinato assieme, però sai, è arrivato uno a distanza dall'altro di un giorno, quindi vabbè. Quindi io sono complessivamente ben predisposto. Anch'io. Qui ci saranno tutti quelli trasformeristi ufficialosi. Vabbè, che già non è un originale attaccare. Già non è manco un Transformers, ok, quindi se voi siete di questa categoria è chiaro che non stiamo parlando per i vostri, però bisogna riconoscere che al di fuori di questo, come idea, come meglio, io preferisco molto Transformers originali che creano modelli, come in questo caso navi militari, anche accurate, anche magari nelle realtà reali, che magari non sono stati mai presi in considerazione, che non prendiamo il discorso del ok, ci vuole il combiner dei treni, vabbè, perché esiste, eccetera. Però ecco, ha detto questo, quell'altro mi sono sentito più in dovere di acquistarlo che non per la goduria che poi mi ha offerto. Questo invece, già quando lo vedo solamente così, al di fuori che non è un minimo di trasformo, mi dà più goduria. Ha ragione. Mi eccita di più. Più che lo vedo, più che mi convince, ha ragione. Mi sto convincendo anch'io, che non sono un esperto. È così esperto, o no? Sì. È così o no? È vero, no? Bello. A me garba assai, sì. È proprio bello longilineo. Poi, se detto questo, per trasformarlo da questo coso a nave, ecco, bestemmierò i 5 cantoni. Non so, quanti sono i cantoni cinesi in realtà? Saranno 17. 17. No, sono tanti. Se bestemmierò 17 cantoni cinesi, ve lo faremo sapere. E nella seconda parte di questa recensione avremo tutt'altro mood, altro che felicità. Saremo qui a dire perché cazzo ho preso questi cinesi. Bello, bello. Sì, però molto bello. Corretto. Bene. Questa versione robotica gli darei, guardi, bene un 8 pienissimo. Pieno, quasi, mi rasenta quasi, anzi, l'8,5 io glielo do. Perché è talmente dettagliato e rifinito che gli manca solo quella cazzimma con le armi che sono carine ma non ultra definitive. Però io, per quanto è dettagliato, mi piace. Bene, bene. Sì. Allora, andiamo a raccontare un po' di cose su questo oggetto qui. Adesso qui davanti sono un po' disunito. Non ti disunire, Asso, non ti disunire. No, io sono abbastanza coeso. Allora, mi sembra che sia venuta bene la dopo la girelliamo anche. Sì. Cioè, si ricorda che era un robottone bello complesso sagomato, è diventata in tutti gli effetti una bella nave. Scusi, me l'ha addrizzato troppo, dopo non riesco a riprendere. Inclino un po', scusi. Sì. Ecco. Che non volevo girellare subito. Allora, questa qui, adesso io non mi ricordo, scusi, questa è la famosa porta elicotteri o porta aerei? Sì, porta elicotteri. Elicotteri, ok. Ora, c'è da fare un disclaimer, ma prima di fare il disclaimer parliamo un secondo della trasformazione. Ecco, sì, ci dica. Perché uno dice, dal robot ad arrivare a questo coso qui, quanto dovrà essere complessa? In fondo il robot era molto sagomato, c'aveva un... È vero, è sagomato, c'ha una sarabarna di pannelli. Si vedono. Detto questo, in realtà... Io raramente mi è capitato di riuscire a compattare un oggetto di questa fattezza qui, sì. Così, secondo me,
tutto sommato si può fare addirittura un filo meglio, se uno, ma sa che no, io non ci metto mai un impegno clamoroso, cioè mi innervosisco certo. Un tempo 0-2, quindi si figuri. Però la conosciamo. Però è decisamente mirevole. Secondo me hanno fatto un lavoro da quel punto lì che dovrebbe replicarsi anche in altri soggetti. In realtà però devo anche ammettere che un po' di incazzatura c'è stata. Oilà. Non è stata colpa, non devo dare la colpa. Cosa c'è? Cosa vuole? Qui vorrei un po' più di... Si disunisce, no? No. Se vuole riprendere anche sotto, sì? Che ci sono le... I reattori? Ci sono. Le lavarde? Cosi che sgirellano. Ok, i frulli. Questi che si piegano, le cose che si piegano... I timoni, bello. Quindi vede che qui è pieno di dettagli. Ah, di là ho riempito la vasca, eh? Dopo facciamo il baro. Sì. Ah, lo champagne? No. Ah, allora niente. Bisogna che telefoni... Qui ci sono le finte, insomma... Comunque può darsi che l'upgrade prevede anche lo champagne. Adesso la... L'upgrade, sì. Vabbè. E quindi il problema dove è stato? Vi faccio vedere ecco i dettagli. Sì. Il problema è stato nelle parti iniziali, che infatti qui tra l'altro vede che ogni tanto ancora si disunisce qua. Del muso. Iniziali qui, in queste parti qui. Ma... Questi pannelli qui, ok. Dove veramente stavo per scrasciare l'inverosimile. Ma non è tanto colpa, a parte il fatto che il soggetto, insomma... Dovete guardarvi le trasformazioni su internet o anche attraverso Showzeta, che ha messo i video delle trasformazioni già direttamente nella sua pagina. No, io avevo capito che lei aveva filmato la trasformazione a casa sua. Infatti così, però solo su OnlyFans. Quanto bisogna pagare? Lì che io, casca l'asino. Io per vedere la bestemmia sarei anche disposto. Ma tutti, infatti avrà gran successo questo. E il fatto che io ho bestemmiato l'inverosimile per colpa... di uno di quei video maledetti della trasformazione che tra l'altro sono presenti su Showzeta, quindi che è fatto male, no? Perché si dava un dettaglio sbagliato, è ingannevole, proprio sbagliato su come procedere. Ok, quindi fortunatamente io poi, dopo che stavo bestemmiando da un quarto d'ora, ne ho aperto un altro capendo come invece non cosa sbagliava. E ho detto, ma vaffanculo. Quindi è riuscito a risolvere. Ho risolto. Quindi... Adesso così vicino si vede qualche pannello un po' scostato. Sì, ma è chiaro. Così. Però voglio dire, ribadisco anche. Però ha dei dettagli incredibili. Io esatto. Quindi trasformazione, io direi che siamo nella media, nel senso che le bestemmie ci sono state, la difficoltà un po' c'è perché nel ridurlo così c'è, però la pannellizzazione rimane intuitiva e con pochi passaggi. Ah, ok. Tipo da col fono, ho dovuto fare passaggi, capito? Beh, noi l'aveva lasciata col fono in mano, però. No, per altri motivi, okay. Perché io poi ho visto che... Lei non riusciva a infilare sto coso qui, eh? Cosa? Del petto, questo. Sì, quello lì. Però poi vedi che... Dopo, con i miei mezzi. Sta. Detto questo, della trasformazione, direi che un 7 di media ci sta. Non è... Cioè sarebbe eccelso se tutto fosse andato liscio. Ci fidiamo. Nel compattare così sarebbe stato stronzo se alla fine ci fossero dei passaggi troppo poco intuitivi. Ok. Fatto il capitolo della trasformazione, veniamo alla nave. Allora, come ha detto lei, è una portaerei. È realizzata estremamente dettagliatamente con il design che piace a me, cioè quindi non è stilizzata, non è cartunosa, del resto non è un Transformers originale, l'abbiamo detto, e effettivamente... Questi combinabili, questi robottoni sono volti proprio a mettere in scena buona parte della marina militare o dei mezzi simili a quelli che possono essere quelli cinesi. Quindi si sono ispirati a un mezzo realmente esistente? Sì, ho capito bene. Ovviamente. Adesso, sì, vabbè, non è proprio così. Non sono esperto di navi come di aeronautica, quindi non le so dare questi dettagli, soprattutto di quelle cinesi, quindi non mi chieda dettagli, adesso sicuramente basterebbe poco. Tra poco comunque entreranno in guerra anche loro con il fianco della Russia. Dopo li conosceremo. Dopo le vedremo, vabbè. Speriamo. Tra l'altro, ecco, si tira un po' sulla torretta, sì. Ma non è che si fissi granché. Ah, ok. Volevo dire una cosa. Innanzitutto, essendo una porta elicotteri, mi ha dato un po' fastidio un aspetto. Ah, ecco. Che sì. Non ci sono gli elicotteri. Non è vero. Ha detto una cosa imprecisa. Ecco. Aspetta. Qui però, in questo oggetto, non ci sono gli elicotteri. In questo oggetto. La Toys Easy, la marca che lo produce, però ha previsto... una super special edition che probabilmente i 5 pezzettini di plastica a fare gli elicotteri, i 2 hovercraft che ti danno di supporto
chiede una cifra che sarà esosa per i 30-40 dollari che ti chiede per la special edition o quel più. Che è. Okay. Però è chiaro che una portaerei barra porta elicotteri, come in questo caso, avere sopra, anche carina, se pochi, quegli elicotteri fa la differenza, la personalizza molto. Lei è sicuro che esiste la versione deluxe, deluxe? Ahimè, è rintracciabile solo su alcuni siti che non possiamo nominare. Ah no, perché non sono... Giustamente, non sono chi ci ha fornito. Lei è provata a sentire da Megan se perché sotto banco se riesce no, questa è proprio stata una cosa che la Toys Easy ha fatto. Sa, Shuzetta ha tante esclusive con tante case. Però lei mi sta perdendo dei colpi, glielo dico. Lei mi sta, negli ordini mi sta perdendo un po' la trapisonda. No, effettivamente, ammetto questo, ecco. Che io sono, su questi oggetti qui, sono talmente completista e preciso che forse avrei anche pagato il netto sovrapprezzo per poterlo avere, e ci ho anche pensato di switchare, rivendere questo ed eventualmente acquistare l'altro, però ho detto vabbè dai, alla fine. Ma come sono fatti questi? No, non è che siano, sono colorati o è monocolore? Ma mezzo monocolore, non sono nulla a che vedere con la qualità, quindi... sono proprio abbozzati rispetto a questo, però fanno scena. Devo essere sincero, sulla portaerei che ce l'abbiamo? No, ancora no. Non è ancora arrivato, no. Ok. Che non ho neanche ancora preordinato perché non è ancora uscita. Ci sto pensando. Ah no, intanto che c'è... qui si va di upgrade. Vediamo. È un periodo che porta bene, mi dicono, fare gli upgrade. Lei non faccia della sottile ironia che a casa non riescono a comprendere perché altrimenti... Detto questo, fatto questo spoiler... Ecco. Allora, anche è chiaro che una portaerei di solito è difesa da ben altro, quindi avere delle torrette qui... Sì, le torrette sono poche però, scusi, anche i lanciamissili non ci sono. Sì, no, guardi, questi sono lanciamissili. Ma scusi, sono missilini? Sì, ma è così enorme sta nave? Non è una Enterprise. No, però sembra una portaerei, cioè il rapporto ai lanciamissili, adesso io non sono esperto, ma il lanciamissile se è di questa grandezza qui... Ci sono anche dei lanciamissili più... Vuol dire che la nave è molto grande. Giusto? È grande, sì. Quindi diciamo che l'elicottero starebbe dentro un cerchio alla pista d'atterraggio lì? Sì, più o meno, sì. Quindi è grande, sì. Questi, tra l'altro, questi camioncini sono orientabili. Ho visto, sì. Quindi c'è le piccole gimmick dell'orientabilità. Cioè, salta via, non è che sono orientabili. No, sono orientabili. Sono appoggiati lì? No, sono orientabili. Anche questo, che sappiamo che si cosa, si gira e lancia missili. Questo era quello che saltò via nel petto, mi sembra. Si ricorda che dopo... Quello che... Volevo anche aggiungere la posabilità, ovvero... Cioè la possibilità. Ci mancano molte volte i jet transformers che sono dotati di aerei. Sì. Queste le basette che nell'aereo forse ancora meglio darebbero supporto. Vabbè, come... E invece qui c'è la basetta, giusto? È certo. Ma lei cosa sta facendo? Sto prendendo una cosa. Quindi questa cosa ci ficca. Certo. Cioè, poterla comunque mostrare così è meglio che non appoggiata sul fondo ci sta, però insomma sì, no. La basetta fa, perderebbe, sì, pensi a averle tutte e cinque belle schierate, belle così, insomma, in evidenza, fanno una bella scena, fanno una bella flotta, ecco. In più c'è una positività che funge vedere. Anche da porta armi, che lei adesso ha defalcato in parte. Scusi, non me ne ero accorto. No, è che lei se la voleva anche questa far sparire come le altre, come le istruzioni. Però grazie a me è riuscito a posarla così, se no lei non ce l'avrebbe mai fatta. Sì, va bene. Diciamo anche qui. Però... E quel pezzo lì? Scusa, questo qui non va sulla nave? No, infatti... Mi sono stupito. Sì, è il suo pezzo, quello che il robot imbraccia nel braccio per sparare. Che probabilmente... Il cannonaccio. Magari nel combiner. Sì. Però... Vede che sarebbe e ha le ma è sicuro che non si può guarda, vede? Questo ha più o meno la stessa cosa, vedi, ha i due pisti, simulerebbe una cosa di quel genere lì. Sì. Quindi ovviamente non è che fa da attore, sarebbe fuori scala. È completamente fuori scala, sì. E non c'è sotto, almeno a meno che non mi sia completamente imballato, come abbiamo visto, un pezzo per piazzarci. E quindi diciamo che la ficcanza di poter mettere tutto sotto e non perdere...
quindi anche avere tutto parato di mano, non tenere nulla in scatola, con questo un po' va a farsi benedire, te lo devi un po' piazzare lì. No, per me si sta sbagliando lei, però è impossibile. Vabbè, non voglio contestarla. No, ma non voglio... Giri, dica dov'è che può stare questo coso qui e poi dopo... Allora... Cioè, non ci sta. Qui non si sgancia niente, qui sopra il cannoncino, quello lì, qui sopra, si staccano dei pezzi? No. Fa vedere? Ah, sono fusi. Questo lì. Fa un po'... No, allora non ci sta, no. Che strano però, questa è un po' una cosa mancanza, piccola. Sì. Che un po' appunto elude il fatto di avere un castillo che... No, però diranno, se le esponi in veicolo, no, questo qui non serve a niente. Ho capito, ma allora perdi la cosa di aver tutto portato in mano, che se ti va a voglia di trasformarlo, non deve fare come lei, che deve andare a prendere e fare il picking dal suo... Ma io con lo shuriken, sa quante volte me lo sono già... avendo già tutto lì... Ma no, devi tirare fuori le scatole tutto. Lo so, ha ragione. Pensi se lei fosse il sensei. Fare il picking. Sì, va bene, non lo sto a illustrare. Ma pensi se fosse il sensei. Per me adesso il sensei non lo dice, ma ha rallentato un po'... il suo approdo collezionista. No, l'ha detto però che ha rallentato. No, lui dice di no. Lui mi lanta di no, però per me il fatto che sta venendo fagocitato nella sua stanza dalle scatole è inglobato. Esatto, diventa inglobato. Secondo me un po' lo sta un attimo... Sta subendo. Ok, però dopo magari sai. Dopo. No, speriamo di no. Grazie, sensei, lo salutiamo con tanto affetto. Ah, devo venire a trovarla, sensei. Sì. Sì, perché non mi pare vero che di venire a trovarla. Dobbiamo approfondire una cosa, perché vabbè, non ne abbiamo più parlato. Va bene. Ebbene, quindi voto, secondo me alla fine sì, dobbiamo dare il voto. Sicuramente la porta aerei rispetto a una porta elicotteri mi ficca di più. Sì. Sicuramente non ci sono senza vedere gli aerei. Però detto questo, la qualità c'è, quindi io la versione alternativa, questa versione nave, gli darei un bel 7. Devo dare di più. È molto piatta, eh? Anche la torretta mi sembra troppo hot. Sa cos'è? L'ho detto qual è, ma secondo me, un piccolo difettuccio di questa. Di mi questa... prende sì. la. Aspetti, sì? Lei che lo fa lei. Mi prende la Yamato piccola. Ti fai. Allora, per dare un senso delle dimensioni, aspetti che li mettiamo anche in pareggiate, perché sennò chi sta dietro di solito. Ah, rimane. Aspetta, giri. Così. Ecco, più o meno. Sono più o meno della stessa dimensione, scala, direi che siamo lì. Sì. Però, se è vero che qui c'è molto dettaglio, essendo super cannoneggiante, super dettagliato, poi gli interni, chiaro, qui stiamo parlando di un modellino che non si trasforma, però vedi come questa, se poi andiamo sulla colorazione e verniciatura, ha un dettaglio che questa è molto più piatta. Questa è vecchiotta, però credo che abbia quasi 20 anni. Vabbè, ma quella più recente è diversa, a me mi pare di no. Ha sempre il difetto. Allora, quella che ho io non è pannellizzata, sì, è quello il discorso, capito? Quindi non si può dire che non stupisca questa nel fare il suo sporco lavoro anche come modellino, è quello che voglio dire. No, quello sì. Poi è chiaro che vedremo quando uscirà la corazzata anche di questo gruppo di navi qui, che effetto farà. Quindi io per questo motivo 8 glielo devo dare pieno. Io invece darei un mezzo voto in meno per questa specie di... Ah sì, lei ha dovuto trovare come al solito i suoi castilli, cavilli. Questi snodini qui più scuri, purtroppo stonano. Sa, magari la plastica che devono utilizzare in certi casi è... più morbida, sì, forse quella... È obbligata, esatto, obbligata. Forse un po' più, un po' meno... Quindi, amici, questo è... un po' di... Sa che fa ancora una bella porca figura la BBX. Ci mancherebbe che la Yamato non faccia le sue porche figure, però insomma, ecco. No, siccome l'hanno prodotto in tutte le salse, anche troppo, doveva migliorarle, però questa continua a rimanere un pezzo per me molto iconico, ci sono molto affezionato. Nell'overall, 7,5. Anzi, no, direi 8 perché il... 8, anche... ascolta, se lei dà 8 a questa, le altre che sono più fighe, quando gli dà... Ah, ok. Cioè, no, io pensavo di partire un po' più basso. Ma questa a me mi ficca. E poi lei considera che mi ha dato 8 a questa e il robot è fico. Quindi... Lei, nei suoi dadi cosa sono? 8, 9 e basta. Ma nelle cose... no, perché nelle cose belle si dà questo. Quando lei mi fa dei pigiamati, lei vediamo... Ah, ecco. Però è bellino. No, devo ammettere che è molto bello. Vedremo le altre. Bene. Grazie, vi saluti. E mi raccomando, come sempre, ve lo ricordiamo ancora, il codice di supporto
non è asso, perché sennò fa la battuta lui. Perché non è asso? Ma perché l'abbiamo messo? Si ricordava benissimo. Esatto, ma è ficcante. Ficcante, ficcante. Mi raccomando, supportateci. Soprattutto asso, che ha bisogno, ormai, vado. Ormai è la badante, non lo sopporta più. Oddio. Tra l'altro non so esattamente com'è che andasse, credo... No, io mi ricordo che non ci stava, non si inficcava, può darsi? No, ah sì, così, da sotto, un po' tipo... Era da sotto, ma da sotto come? Perché... Non c'è il pernino, dove... Sì, facci vedere. Che qui ci sgridano che non facciamo vedere né trasformazioni... Ma né... infatti continueremo a non farlo, io qui taglierò tutto praticamente... No, che sì, bello, sì, è bello vederla... No, ma questo impegnato. L'abbiamo detto, le trasformazioni con le bestemmie correlate sono solo per OnlyFans, cioè per quelli che pagheranno il profilo. No. Ma comunque c'è qualcosa che lei ha detto, sì, si fica così, ma... Ma sì che si fica così, scusa, Si fica con sua sorella così. Ha ragione, non si fica.